Io saluto Laura Castelli, l'onorevole Laura Castelli, Movimento 5 Stelle, membro della Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione. Ben trovata, onorevole Castelli. Buonasera. Buon pomeriggio a tutti. Ecco, Gentiloni ha rilasciato una conferenza stampa tesa a rassicurare, niente innalzamento delle tasse, i conti sono in ordine, però voi in un recente comunicato, onorevole, parlate di una continuità con le politiche rigoriste di austerity che ci chiede l'Europa. Allora ci spiega perché invece, al contrario di quello che ci dice Gentiloni, voi ritenete che il governo invece non abbia cambiato strada, onorevole? Guardi, intanto il documento di economia e finanza è online, e quindi se il Presidente del Consiglio dice che non ci saranno aumenti di tasse, mente, sapendo di mentire, perché basta accedere al sito del Ministero per vedere che ci sono invece previsioni di aumenti di pressione fiscale, e questo io lo trovo di cattivo gusto. La pressione fiscale aumenterà ed è chiaro nel documento di economia e finanze, e toccherà famiglie e imprese, e questo, se un Presidente del Consiglio è autorevole, lo deve dire. Comunque ognuno potrà andarlo a verificare con insomma, il proprio computer. Dall'altra parte poi c'è in realtà una situazione per cui rassicurante, direi l'ultima parola che mi verrebbe in mente, è una situazione che intanto manca di un documento importante, che è quello del decreto, la cosiddetta manovrina, perché ancora ad oggi non abbiamo il testo, e quel testo dovrebbe spiegare a tutta l'Italia come facciamo a recuperare 3 miliardi e 4 che ci chiede l'Europa. Dall'altra parte vorrei anche dire che quando il Presidente del Consiglio si vanta rispetto al rientro di quelli che sono i soldi dell'evasione fiscale, vorrei ricordare attraverso di voi, Presidente del Consiglio, che la stessa Corte dei Conti dichiara e dice nelle sue relazioni, l'ultima il 5 di aprile, che questo strumento non è per niente uno strumento che si dovrebbe utilizzare per far tornare in equilibrio i conti pubblici. E poi il più grande dispiacere, che è quello di ancora una volta un governo che non fa investimenti strutturali e che addirittura si tiene un margine, cioè tira la cinghia, non si sa ancora come, di più rispetto a quello che chiede l'Europa, quando in realtà avrebbe potuto fare delle politiche espansive. Mi lasci ancora dire che sicuramente quello che accadrà è che nella legge di bilancio che si dovrà varare a fine di quest'anno bisognerà rientrare sicuramente di tutta una serie di spese che renderanno obbligatoria l'utilizzo della famosa aumento dell'IVA. E poi il grande tema delle privatizzazioni, che ha visto un braccio di ferro che per noi è stato veramente imbarazzante tra Partito Democratico e Ministro Padoan, per cui il Ministro Padoan è convinto di continuare a privatizzare questo paese, vendendo ciò che resta di Poste e ciò che resta delle Ferrovie dello Stato. Noi siamo molto preoccupati. Ecco, quando il Presidente del Consiglio parla di piani di sviluppo che garantiranno insomma poi di essere al passo con la necessaria crescita, a che cosa si riferisce secondo lei, onorevole Castelli? Guardi, nel comunicato stampa che è stato inviato da Palazzo Chigi i dettagli erano pochissimi. Parla di investimenti fino al 2032, ma non se ne capisce insomma, di fatto quanto inciderà sull'economia di questo paese. Io ci tengo a precisare, giusto perché sono un po' pistina su questo tema, che i cosiddetti moltiplicatori, ossia quanto torna un investimento quando si spende denaro pubblico, in momenti di crisi economica come questi sono di solito più alti del solito, e quindi di solito mettere un euro ne tornano almeno due. E questi governi invece riescono a fare manovre che non hanno nessun ritorno, che hanno moltiplicatori bassissimi. Addirittura sia la Corte dei Conti che l'Ufficio parlamentare di bilancio in questi anni hanno sempre detto che gli investimenti proposti da questi governi sono sempre stati inefficienti. E ancora una volta su questo DEF notiamo lo stesso andamento. È chiaro che c'è necessità di, come dire, una presa di responsabilità, perché la politica europea non è lontana da tutto questo. Fino a quando
questo governo, che magari non avrà più tempo perché tra un po' andiamo al voto, quindi mi auguro lo faccia qualcun altro, continua a non spiegare all'Europa che noi abbiamo necessità di fare investimenti strutturali di un certo tipo e che non possiamo continuare a fare investimenti blandi come quelli degli 80 euro per un ritorno meramente elettorale, allora c'è un serio problema. Diciamo, noi abbiamo bisogno di comunicare all'Europa che ci serve altro. Sicuramente, anche perché l'Europa ci controlla anche nei conti, abbiamo insomma da risanare questo debito di 3 miliardi, bisogna capire in che modo, ma qual è la ricetta giusta, onorevole Castelli? Perché ovviamente cioè, da questa parte è chiaro che leggere ovviamente una proposta e criticarla ha un senso, però bisogna anche in qualche modo cercare di capire come eventualmente rilanciare. Allora guardi, intanto io rappresento una forza di opposizione e i casini, mi scusi il termine, ma che hanno creato in questi anni non li abbiamo creati noi, anzi troverete, e lo sapete insomma perché ormai ci seguiamo da 4 anni, troverete sempre le nostre denunce a un sistema che non funziona. Sono stati fatti per anni elargizioni di mancette e soldi spesi per cose che non avevano finalità produttive, ma proprio non ce l'avevano, e qualunque economista di qualunque estrazione, dal più liberista al più keynesiano, avrebbe detto che non avrebbero portato nulla, e questo è quello che è successo. Io credo che la ricetta oggi è facile trovarla, perché noi non avremmo fatto queste cose e oggi non ci saremmo trovati con un'Europa che ci chiede 3 miliardi e 4, e quindi mi sento di dire questo. Poi il Movimento 5 Stelle da 4 anni propone invece tutta una serie di tagli necessari che possono essere messi per fare investimenti. Pensi che 1 miliardo investito in dissesto idrogeologico crea 7.000 posti di lavoro, e lei sa bene quanto torna all'economia reale 7.000 posti di lavoro in più. Questo invece è il governo che crea modifiche contrattuali pensando che questo significhi creare lavoro. L'ultima domanda a proposito dell'Europa: questa situazione genera in voi come dire un afflato anti-europeista, o diciamo si può rimanere in Europa giocandoci la partita di una, come dire, di una gestione economica diversa da quella che ci chiede l'Europa, onorevole Castelli? Guardi, non si tratta di essere anti-europeisti, qui siamo davanti a molteplici situazioni nella quale l'Italia ha dimostrato di avere governi che non sono in grado o non vogliono trattare su ciò che serve davvero, ma gliene posso fare tanti di esempi, da quello che è successo sulla questione terremoto. Non siamo stati capaci di pretendere di utilizzare i fondi del FESR più del 5% rispetto a ciò che era stato destinato. È successo spesso in questi 4 anni che il problema è avere un governo che non è forte in Europa e che non spiega che i trattati scritti sono ampiamente interpretabili e si possono interpretare in maniera anche un po' più blanda rispetto a come l'Italia sta facendo. Non si tratta, ripeto, di essere antieuropeisti, si tratta di decidere se vogliamo essere consapevoli della direzione in cui stiamo andando oppure no. L'ultima cosa, e chiudo poi, sì. Giuro non vi tedio più. No, la stessa non l'avremmo chiamata se ci avesse tediato, onorevole. No, è che poi uno si infervora, gli vengono in mente le cose. No, se non si infervorasse cioè, ci saremmo annoiati, quindi... No, l'ultima cosa. La Corte dei Conti, nella relazione del 5 aprile, che invito tutti a leggere perché racconta un po' che cosa sta succedendo, sottolinea come questi ultimi anni di Jobs Act e trasformazione dei contratti di lavoro, se non si prende in mano la situazione previdenziale, ci troveremo ben presto con l'impossibilità di far fronte a ciò che sono le pensioni e il mondo dell'assistenza. Io credo che un paese come l'Italia non si possa permettere di calpestare il suo welfare e il sistema previdenziale, che comunque andrà rivisto in un momento come questo dove si è già giocata negli ultimi 10 anni tutti i diritti dei lavoratori, ci manca ancora che calpestiamo anche quelli dei pensionati. Laura Castelli, membro Commissione Finanze, Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione, Movimento 5 Stelle, grazie. Grazie a voi. Grazie per il contributo, a lei buona giornata.